Torniamo in diretta e puntiamo i riflettori sull'ordine degli ingegneri che ha celebrato a Napoli i 100 anni dall'istituzione dell'Albo Nazionale. L'occasione è stata propizia per illustrare le sfide che attendono la categoria. Ne parliamo con il presidente dell'Ordine di Napoli, Gennaro Annunziata, in collegamento telefonico con noi. Buonasera presidente, ben trovato. Buonasera a lei, inizio con lei. Presidente, sfide è la parola d'ordine. Quali le più grandi da affrontare? Beh, guardi, noi innanzitutto abbiamo in questo evento che si è tenuto lunedì voluto festeggiare i 100 anni di istituzione dell'Albo degli Ingegneri. Certo. L'Albo degli Ingegneri è stato istituito nel 1923 e quindi quest'anno c'è stato l'anno delle celebrazioni che tra qualche giorno si concluderà. È uno degli ultimi eventi celebrativi che è stato proprio organizzato da questo, dal nostro ordine, dall'Ordine di Napoli. Abbiamo parlato delle sfide nei tre settori dell'ingegneria sostanzialmente, quindi nel settore civile e ambientale, in quello industriale e in quello dell'informazione. Volevamo sottolineare come l'ingegnere oggi agisca a tutto tondo in tutti e tre i settori e abbia in tutti e tre i settori un ruolo fondamentale e impattante per quella che è la nostra vita, la vita del cittadino. E quindi, giusto per fare dei riferimenti a quello di cui si è parlato, nel campo del civile abbiamo avuto il primo intervento di Edoardo Cosenza, che ci ha parlato probabilmente della sfida ingegneristica per eccellenza, ovvero sia quella che almeno in questi giorni è più, se ne parla di più, il ponte sullo Stretto di Messina. E una delle conclusioni a cui si è giunta ovviamente è quella che, ovviamente da un punto di vista tecnico, il ponte è realizzabile laddove ce ne fosse ancora bisogno. Edoardo ha ribadito che da un punto di vista tecnico esistono tutte le conoscenze, anzi ci sono delle tecnologie che peraltro, e questa è una cosa singolare, vengono già utilizzate altrove e non vengono utilizzate per fare il ponte per cui erano state studiate. È paradossale tutto ciò. Certo. Ovviamente questo ci porta a dire che c'è tutto un discorso di natura politica, ci deve essere una volontà politica, una continuità politica per poter consentire a questa volta finalmente di vedere la luce. Nel campo dell'industriale si è parlato ovviamente del tema energetico, delle comunità energetiche ad esempio, oppure con un altro intervento di Adolfo Senatore si è parlato della possibilità di utilizzare l'idrogeno per quanto riguarda i motori a combustione interna, nel senso che sì, i motori elettrici si stanno diffondendo, c'è ovviamente una tendenza ad utilizzarli, ma anche i tanto vituperati motori a combustione interna possono ancora essere utilizzati cambiando il combustibile e utilizzando quindi un combustibile che sia meno impattante da un punto di vista ambientale. Venendo poi al terzo settore, che ovviamente è anche il mio settore per cui mi sento più a mio agio nel parlarne, si è parlato di temi come la cyber security, di robotica con Bruno Siciliano, credo che conosciamo tutti Bruno Siciliano, insomma, certo. Al di là del suo essere tifoso del Napoli, ma è un'eminenza per quanto riguarda la robotica. E si è parlato poi di intelligenza artificiale, un altro tema diciamo di grandissima attualità, in cui anche in quel tema Mario Vento ci ha dato, che è un altro diciamo luminare per quanto riguarda questo tema, questo argomento, anche gli ingegnere, ci ha dato diciamo lo stato dell'arte, dicendo delle cose molto interessanti anche sui tempi di sviluppo. Lui ha raccontato che quando era ricercatore pensava che alcune delle cose di cui oggi parliamo con senza avere alcun dubbio, lui immaginava che probabilmente i suoi nipoti forse le avrebbero viste, invece le sta vedendo lui, e anche questo è un segno dei tempi. E da queste parole capiamo che sono gli ingegneri quelli che disegnano il futuro di noi cittadini, il futuro delle nostre città, dei nostri territori. Presidente, le volevo chiedere una cosa che è stata detta proprio nell'iniziativa di apertura. C'è una discrasia tra il numero di laureati e il numero di iscritti all'ordine. Il primo supera il secondo, il che significa che dopo la laurea non tutti si iscrivono all'ordine. Perché secondo lei e perché invece è importante iscriversi all'ordine? Allora sì, esiste una discrasia bella forte, nel senso che uno soltanto su quattro dei laureati in ingegneria attualmente in Italia è iscritto all'albo degli ingegneri.
E quindi considerando che ci sono 1 milione di ingegneri, 250.000 sono gli iscritti in tutta Italia all'albo, gli altri 750.000, pur essendo laureati, pur lavorando evidentemente, non sono iscritti. Perché? Perché il tema innanzitutto è non vi è l'obbligatorietà. A differenza di altre professioni come l'avvocato oppure il medico, che sono obbligati, indipendentemente dal tipo di attività che fanno, libero professionale o dipendente, a essere iscritti, per gli ingegneri non c'è questa obbligatorietà. L'hai detto, noi siamo protagonisti dello sviluppo, però in realtà noi siamo anche responsabili della sicurezza, perché Certo, ognuna delle cose che progettiamo ovviamente deve essere fatta in modo tale da garantire la sicurezza di chi utilizza quell'infrastruttura, sia essa materiale o immateriale. verissimo. E quindi, per quanto ci riguarda, noi saremmo per l'obbligatorietà. Detto questo, al momento non c'è questo problema. Perché non ci si iscrive? Semplicemente perché alcune delle. Il terzo settore, parliamo del settore dell'informazione, non ha attività tutelate, nel senso riservate a quella, agli iscritti non ce ne sono delle attività. Rispetto agli altri due settori, quello soprattutto civile, laddove tu per fare una pratica devi essere necessariamente iscritto, nella progettazione di un'infrastruttura informatica non vi è bisogno, non ci sarebbe bisogno, o in realtà così è nella sostanza dei fatti, per cui molti non hanno, diciamo, l'esigenza di iscriversi. Certo. Noi stiamo cercando di colmare questo gap offrendo ai giovani laureati anche tutta un'altra serie di possibilità che sono legate all'iscrizione. Cioè, l'essere iscritto in un albo significa innanzitutto avere, come dire, un'appartenenza a una comunità. Certo. Ci sono tutta una serie di possibili vantaggi che possiamo offrire a chi si iscrive, che sono legate anche a un aggiornamento professionale a più basso costo. Cioè, come ingegneri, Chiarissimo. tutti siamo, diciamo, obbligati per essere sul mercato a essere sempre aggiornati. Poter avere un accesso a una formazione a prezzo ridotto potrebbe essere questa una sorta di leva Incentivo. per poter spingere altri ad iscriversi. Però ovviamente il discorso è molto ampio. Il motivo per cui non ci si iscrive tutti è questo, comunque, che non tutti i tre settori hanno pari attività riservate.